Pensiamo che la famiglia sia il primo ammortizzatore sociale, che sia una cellula fondamentale della società e proprio per questo il Presidente Berlusconi ha sottoscritto il patto della natalità voluto dal forum delle associazioni familiari, questo per ribadire che un paese che non fa figli è un paese che rinuncia alla fiducia, che rinuncia al futuro. E allora cosa bisogna fare? Beh, innanzitutto investire negli asili nido, negli asili aziendali e nelle politiche di conciliazione dei tempi per consentire alle donne che sono madri e lavoratrici di conciliare il lavoro in famiglia, la cura dei figli con la professione. E poi occorre un grande piano casa, un piano affitti, perché questi capitoli della legge di bilancio sono stati sostanzialmente azzerati e il caro affitto è uno dei problemi che attanaglia la famiglia italiana. Quindi la famiglia come momento di sviluppo, di crescita della nostra comunità e un patto della natalità, una cultura dell'accoglienza del bambino per evitare che quel dato di una denatalità strutturale rimanga un qualcosa di ineluttabile. Tra l'altro lei parla di cultura dell'accoglienza dei bambini che fa invece il confronto molto bieco dell'accoglienza attuale che invece elargisce milioni di euro a persone che arrivano ma poi sono dei disperati. Sì, soprattutto a persone che sono immigrati clandestini, questo è il punto, perché il nostro è sempre stato un paese accogliente, un paese solidale, ma come ha detto il Presidente Berlusconi, dei 600.000 immigrati solo il 4-5% è un rifugiato politico ha diritto di stare qui perché scappa dalla guerra. Tutti gli altri sono immigrati economici. Dobbiamo avere il coraggio di dire che nel nostro paese non c'è spazio per tutti, che dobbiamo mettere al primo posto gli italiani, anche e soprattutto gli italiani in difficoltà, quelli che sono sotto la soglia di povertà, e quindi occorre una gestione dell'immigrazione non fallimentare come quella del PD e della sinistra, ma una gestione rigorosa che dia accoglienza solo a chi ha veramente diritto di stare in Italia.